so, leggeremo il testo, sinceramente rigetto al mittente ogni forma di posta di questo genere. Penso che Flavio Tosi sia una persona, ma lo penso veramente, intelligente, che non può avallare un sistema nel quale non si possa dire quello che si pensa. La lettera di richiamo firmata da Flavio Tosi è indirizzata a 15 dirigenti leghisti dissidenti rispetto alla linea del segretario veneto del Carroccio, non l'ha ancora ricevuta e in ogni caso non sembra averla presa molto sul serio. Alle prese con i più gravi dati economici dall'inizio della crisi e con l'incubo del record di suicidi tra gli imprenditori veneti, il presidente della regione Luca Zaia non ha voglia di scherzare, ma infine decide che Flavio Tosi merita almeno una risposta a mezzo stampa. Le dirò anche di più, Flavio Tosi in questi anni ha potuto esternare e dire quello che voleva. Dico anche una cosa personale, sono stato io personalmente a intervenire al Consiglio federale dell'anno scorso, a gennaio penso fosse, perché volevano commissariare Verona per le esternazioni. Io sono intervenuto e si è bloccato il tutto. Prova ne sia che Flavio, non so da chi l'abbia saputo, l'ha anche saputo e mi ha anche chiamato per ringraziarmi. Quindi io dico sempre, non condivido le tue idee, ma difenderò fino in fondo il fatto che tu le possa esprimere. Poi guardate la storia delle lettere, a parte mi ho detto, quando me ne hanno parlato, ho detto ma mi farò accompagnare dei genitori la prossima volta succederà qualcosa del genere, però ho provato a pensare, chi scrive una lettera è un po' come farsi la pipì addosso, no? Senti il caldo, un gran sollievo, ma tutti quelli che sono attorno non lo capiscono perché lo senti solo te. E lui ha sempre potuto dire quello che pensava. È giusto che lo dicano tutti nel rispetto delle regole, nel rispetto delle persone, questo è fondamentale, senza offendere nessuno, ma se uno ha qualcosa da dire non capisco per quale motivo debba essere censurato. Comunque per quel che mi riguarda ho altri pensieri che sta qui a pensare al postino se arriva. Lo scontro interno alla Lega è un dato di fatto che non si può zittire con una missiva e la battaglia delle anime critiche del sindaco Scaligero è di certo solo all'inizio. Io non voglio cariche, non cerco segreterie di partito, non cerco segreterie nazionali, federali, non ho cordate, non ho correnti, ma che qualcuno pensi di mettermi il tappo in bocca si sbaglia.